Ah, oh. Beh, alcuni li studio da quando ero piccola, da quando avevo 5-6 anni, quando le edizioni Ricordi facevano questi libricini, il mio primo Schumann, il mio primo Chopin, il mio primo, e dentro c'erano sempre delle raccolte di pezzi piuttosto facili di questi compositori, quindi io ho studiato senz'altro un po' di preludi da questo libricino, poi ne ho studiati altri, e tutta l'opera, tutto il ciclo più recente. 4-5 anni ho ricevuto un invito importante dalla Società del Quartetto di Milano e questa è stata la prima opportunità che recentemente me li ha fatti riscoprire e tenere insieme proprio tutti e 24. Non è facile. Sì, certo, è una più che altro una processione funebre. Una processione proprio così, anche di monaci, che continua, fa paura molto, subito all'inizio così, numero due, tra l'altro comincia con una quinta aperta, difficile pensare che sia in la minore con quell'inizio, però non è l'unico esempio secondo me di marcia funebre, ovviamente il più famoso è il numero 20, no? Serio, solenne, ci sono altri che ricordano comunque un andamento di processione e di marcia, quindi un po' anche il 6, sì, c'è un po' questo disegno. Sono entrambi, è tutto quello che accade fuori da una finestra, ma anche dentro la propria stanza, intimamente, quello che si vede fuori. Quello che si sente da fuori è sicuramente il suono del mondo interiore di Chopin. Ah, più comodo suonare. È una domanda strana perché diciamo che è più facile sempre suonare dove ci sono anche dei tasti neri, no? Secondo me, cioè mi bemolle maggiore, re bemolle. Anche fa minore, do minore, dove non è tutto bianco. Paradossalmente suonare in do maggiore, per esempio, non è affatto facile, anche se è più facile da leggere. Quindi sicuramente è più comodo dove le dita, insomma, non hanno, dove il tasto nero non è un intralcio, ma non è un ostacolo, ma è un amico, cioè fa parte della tonalità. Si bemolle maggiore mi è sempre piaciuto molto. Per cui direi questa oppure anche re bemolle, che diventa anche sempre anche quella della famiglia dei comodi da suonare. E, re bemolle mi piace anche perché può essere anche inteso ovviamente come do diesis e anche il do diesis mi piace molto, maggiore e minore. Per esempio c'è un preludio numero 15 che è l'unico che le tiene unite tutte e due. Direi che è l'unica occasione in questo ciclo. Il 15, no? È il re bemolle, però a un certo punto all'interno dello stesso preludio i bemolli si trasformano in diesis, restando sempre attorno alla stessa nota, no? A me piace molto anche la tonalità di do diesis minore. Ma forse il 6, quello che è il primo che ho studiato. Che era del mio primo Chopin. Ah, beh, quella è una reminiscenza, un ricordo offuscato di Mazurka, assolutamente. Però mi piace immaginare che o si sente da una stanza lontana, o chi sta ballando è veramente lontano, ma forse non è neanche un ballo, è un ricordo, no? E sembrano più che altro queste bambole, questi burattini che li carichi un attimo, fanno un passo rimangono così e aspettano il prossimo passo. Quello mi è sempre sembrato un vento più che angeli o demoni, però se proprio devono essere,
Sì, delle anime abbastanza disperate. Sono tanti. Tantissimi. Io ho studiato ascoltando le più belle registrazioni e le più importanti, quindi non saprei. Secondo me è fondamentale ricordarsi di qual è la prima che esiste, di un grande, grande interprete di Chopin, che ha anche studiato con un allievo di Chopin, che ovviamente è Cortò. Però è una registrazione che neanche si sente da quanto è rumorosa, insomma, bisogna proprio andare a cercare le note. E poi, ma tantissimi, ho ascoltato per tanti anni il CD di Ivo Pogorelic, Sokolov, Rubinstein, Marta Argerich, insomma, e poi per non parlare di chi l'ha fatto anche poi due volte all'inizio e molto più in là nella vita e nella carriera come Maurizio Pollini, quindi insomma è proprio un'opera che può accompagnare la vita di un pianista. Secondo me il 17. C'è un po' questo tema così, di una donzella, di fanciulla di campagna, mi sembra, ma ce ne sono altri femminili. L'11 e anche il 23, cioè, mi sembra che proprio sia così, la spiaggia, il mare, delle ragazze che fanno il bagno, però qualunque cosa femminile voglia dire, insomma. Ah, il vecchio, forse in questa processione. Sembra saggio il 9. Non lo so, però forse no, perché non si sviluppano molto, cioè non esiste lo sviluppo che lui amava molto, e poi ci sono un sacco di melodie che non era neanche il suo forte. Magari gli sarebbe piaciuta la mano sinistra, il groove della mano sinistra, credo. Non lo so, con l'idea proprio di preludio, poi un preludio a niente, non so se lui l'avrebbe mai scritto, non credo. Ho l'impressione che tutti mi sono sempre scappati, cerco di acchiapparli. È molto difficile suonare quelli che seguono quelli molto difficili, quelli si scappano via, per me, cioè si è così concentrati a sorpassare l'ostacolo di un numero particolarmente difficile che poi è come se il cervello non processa subito. E quindi, per esempio, quelli che seguono, che fatalità sono calmi e più tranquilli, forse per riprendere un po' le energie. Quindi non lo so, per esempio il 13 e il 17, che hanno anche due numeri un po' sfigati, sono stati sempre più difficili per me per entrarci velocemente, però adesso l'ho veramente superato questo ostacolo, perché sono tra l'altro molto belli entrambi. Il 14 c'ha tutto un mondo di cromatismo che quindi vive di paura, secondo me, ma probabilmente una paura a cui vuoi andarci, cioè di cui ti incuriosisci, che ci vuoi cadere dentro. È molto striscia, striscia molto, no? Quindi sì, un po' ti esalta un po' questa paura, credo. Ma dipende come mi sento, tutti. Minuto. Eh sì, certo, diciamo che ovviamente sono eterni, valgono sempre, ma cioè non hanno un valore descrittivo di dove lui si trovava, però è bello sapere che era isolato, no? Maiorca, in un'isola dove era andato pensando di trovare il caldo, il bel tempo, stare bene, poi invece ha scoperto che la natura dava delle risposte molto molto paurose, angosciose. Non li ha scritti tutti là, però quelli che ha scritto là sono forti, pieni di visioni, di paure, anche di mostri.
Ce ne sono molti di difficili. Pianisticamente difficili, cioè tecnicamente 19, 16, 12, 24. Poi tralasciando quelli che sono magari molto lenti, ma super difficili da interpretare. E poi l'otto è difficile, è stancante, non ce la fai più proprio con la mano, con tutte queste piccole notine. Se questo ti stanca, alla fine poi dici ancora più veloce, ancora più forte, c'è un fortissimo, insomma, alla fine il braccio è stanco. Non riesco a pensare che 19 mi fa essere felice. Sono felice se lo riesco a finire di suonare abbastanza giusto, diciamo, là mi sento felice. Comunque è vero che c'è una felicità, una luce, bellissima tonalità, mi bemolle maggiore, che è quella che avevamo detto che era facile, lì non è facile, però è questo, forse è la gioia di quella tonalità, che comunque mi bemolle maggiore. Bello. Nero. Buff. Sì, lo sappiamo, l'hanno molto elogiato, ci sono scritti, lettere, proprio testimonianze di Schumann, di Liszt, che lo hanno veramente molto elogiato. Sicuramente era un'opera nuova, cioè, lui in realtà forse si è ispirato un po' a Hummel, che aveva già scritto 24 preludi per tutte le tonalità, e anche il suo amico Kessler, al quale ha dedicato tra l'altro l'edizione tedesca. Che appunto ha fatto un ciclo di 24 preludi in tutte le tonalità, sempre con il circolo seguendo il circolo delle quinte come fa Chopin, ma sicuramente la sua opera è molto più geniale e quindi l'hanno amato, sì. Sicuramente a Maiorca dove li ha scritti, dove ne ha scritto una parte. Sì, il 23 è molto trasparente, acquatico, impressionista. Sicuramente c'è dell'acqua, ma probabilmente c'è qualcuno che nuota, perché... E via così, cioè, è molto... Ci sono le onde, c'è sicuramente il riflesso della luce, del sole, probabilmente qualche ragazza che nuota, perché no? No, no, Ibis.